Alano Fulvo, Terrier Nero Rosso, Terranova, Grande Bovaro Svizzero, Tosa Inu, Cane Corso, Rottweiler, Bovaro del Bernese, Schnauzer Gigante Nero, Boxer, Schnauzer Pepe Sale, Schnauzer Nero, Schnauzer Nano Nero, Schnauzer Nano Bianco. Si ferma con noi l'Alano, Fulvo, Terrier Nero Russo, Terranova, Rottweiler, Bovaro del Bernese e Boxer. Ecco i sei finalisti. Abbiamo Tremolo Soidi, un Bovaro Svizzero, un cane da montagna e un cane di tipo Pinscher Schnauzer. Alano, Deutsch Dogge, Great Dane, razza originaria della Germania, guardiano dei castelli, ottimo nella protezione dalla selvaggina pericolosa durante le battute di caccia, splendido status simbolo e animale da compagnia anche in ambienti molto ristretti. Completamente diversa la storia del Chorney Terrier, che zootecnicamente potremmo definire una razza di sintesi. Infatti l'esercito, la Stella Rossa di Mosca, ha creato questa razza per compiti di guardia del territorio, fondendo insieme le caratteristiche di Terranova, Schnauzer Gigante, Bovaro delle Fiandre, Pastore del Caucaso, per avere un cane completamente nero che non fosse visibile di notte, perché la barba lunga copre il candore dei denti e il ciuffo sugli occhi copre il luccichio degli occhi. Terranova, razza da recupero in acqua, molossoide da montagna, buono anche nella guardia. Differente l'attitudine alla guardia e alla difesa, infatti vediamo ora presentare un cane che può svolgere entrambi i compiti. I cani guardiani sono più orientati al territorio e hanno moli generalmente molto importanti, mentre i cani da difesa sono orientati alla protezione del compagno di branco, per cui dell'essere umano nel nostro caso. Sono razze molto adatte a vivere a stretto contatto 24 ore con l'essere umano. Rottweiler, originario della Germania e dalla città dei tetti rossi, Rottweil. Berner Zennenhund, noi lo chiamiamo Bovaro, ma è una denominazione limitativa, infatti è un cane da fattoria tutto tondo, svolge anche l'eccellente funzione di guardiano, oltre che di conduttore dei bovini. Classico mantello che ricorda l'abbigliamento della festa dei cantoni svizzeri. Boxer, dalla Germania, cane da difesa. C'è una battuta che dice che il boxer fosse il cane perfetto,
ma essendo un po' vanitoso di corsa si schiantò su uno specchio fino ad ottenere il muso rincagnato. Ed ecco i tre finalisti: Alano, Bovaro del Bernese, Terrier Nero Russo, e un grazie agli altri tre conduttori. Al terzo posto l'Alano, al secondo posto il Bovaro del Bernese, vince il Terrier Nero Russo. Bovaro del Bernese.